Presentato dal produttore cinematografico Enrico Vanzina, Carlo Verdone, attore e regista romano, è arrivato nel capoluogo dell'area Vestina come vincitore del premio Città di Penne Mosca nella sezione Scrittori dal Cinema. Applauditissimo dalla numerosa presenza di autorità politiche e fans, il poliedrico attore romano non si è sottratto al caloroso abbraccio dei presenti e naturalmente selfie e autografi. Sono veramente orgoglioso oggi di ospitare Carlo Verdone, che è uno degli attori e registi italiani più noti e popolari. Viene a ritirare il premio per la sezione cinema del proprio Penne, una sezione che è stata istituita quest'anno e che intende premiare le opere che provengono dal mondo del cinema. Verrà premiato per un volume autobiografico che si intitola La casa sopra i portici, in cui Verdone ricostruisce la sua passione per il cinema e gli anni della giovinezza. È stato il primo vero tentativo di scrivere qualcosa di interessante, di sincero, e credo che la scrittura sia una questione di passione, però di esercizio continuo. Il Gianicolo, il collo Gianicolo. Vedo quello che esattamente vedevo quello dove io sto adesso. È incredibile. Il talento deve trovare delle opportunità. Se trova delle opportunità, va bene. Non c'è un segreto. Il talento ci deve essere sicuramente, ma più di tutti ci deve essere la salute. Senza la salute non si fa assolutamente niente. Io sono amico di Zeman e stimatore di Zeman. Zeman che torna qui, che si fa la squadra, se gliela fate fare come vuole lui, vi riporta subito in A, ma deve essere libero. Io amo quell'uomo perché è un uomo onesto, è un uomo che fa vedere il calcio divertente, e quindi lo stimo e sono convinto che se gli si dà fiducia fa le cose fatte bene.